gente da cui vorrei un pochino delle testimonianze di vario genere, nel senso noi abbiamo la rappresentazione un pochino in questo gruppo di vari aspetti di quella che è la professione nostra, tutti quanti però con un filo conduttore, cioè cercare di fare un'informazione che sia il più possibile comprensiva anche di diciamo quella che gli aspetti che possono essere più nascosti o più complessi dei problemi. Allora, voi mi conoscete tutti quanti, io scrivo per Stem Toscana, che è un piccolo online, qualche volta ci riusciamo a fare Stem Toscana, che sì, mi chiamo Stefania e praticamente appunto quello che è un po' il nostro impegno è quello, come sapete, come la maggior parte di voi sa, di dare un pochino, diciamo, anche la prospettiva alternativa. Alternativa a cosa? Perché questo è problema. Andiamo direttamente in quello che è il tema, che è propaganda e fine del giornalismo. Mi viene da balbettare perché parlare di fine del giornalismo, dopo che praticamente quasi tutti noi si pensava di fare un lavoro preciso, un lavoro che avesse una sua dignità, un lavoro che in qualche maniera ti consentisse di portare avanti una famiglia, addirittura di mangiare e magari pagarti un affitto. È abbastanza dura parlare di fine di questo mestiere, che non è ovviamente però solo un mestiere da cui devi ricavare il cosiddetto, come si può dire, salario mensile, ecco. C'è anche delle altre cose, anche perché il compito è delicato, è quello di informare, cercando di dare il più possibile alla gente quegli strumenti che servono poi per interpretare la realtà. Ora, quando si parla di propaganda, ovviamente questo profilo è antitetico, perché la propaganda che comunque nasce, diciamo così, agli inizi del Novecento nel suo aspetto più fine Ottocento, inizio Novecento, prima guerra mondiale, nel suo aspetto diciamo più operativo rispetto alle masse, comincia a entrare nell'uso collettivo, il concetto di propaganda, quando ci sono le masse popolari che cominciano, o perlomeno a cui viene detto che possono anche contare, come? Attraverso lo strumento partitico, a quei tempi ancora ci si credeva, no? Che attraverso lo strumento partitico, la politicizzazione, eccetera, si potessero dare degli input anche a quello che è il governo del paese, la gestione pratica concreta. Ecco, propaganda, poi ne parlerà di più appunto Marucci, vedremo altri interventi, io faccio solo un'introduzione, diciamo. Quindi propaganda, in sintesi, ritengo che si possa dire che è quella, a metà fra tecnica e intendimento, per lo più politico ma non solo, quella capacità di dare informazioni, tutto sommato neanche sbagliate, guardate bene, io non sto parlando delle fake news, che pure sono usate abbondantemente di questi tempi, ma sono forse anche le meno pericolose, perché la fake news comunque ha una vita determinata, prima o poi esce fuori che non è vero. Il problema reale è intanto il concetto di autocensura, cioè la linea del giornale, la linea politica dell'editore, comunque impone, no? Una linea giornale su cui scrivi, nel caso per esempio dei vari giornali online è sempre vero, siamo d'accordo, ma magari si sfuma forse perché gli valgono di più click, però a questo punto succede un'altra cosa, per avere più click magari è più facile dare un'informazione, non dico distorta nelle basi, ma sicuramente parziale. Allora, che cosa si sceglie in un'informazione parziale? Parlo dell'online perché lo conosco di più, ma appunto c'è Gabriele che ha lavorato sempre in redazione di carta, quindi lui magari ci darà un altro taglio. Ecco, sull'online devo dire una cosa, cioè non è detto che tu ti devi inventare la notizia o dire una falsità, semplicemente scegli, e spesso, ripeto, questo è il pericolo, con un processo di autocensura, la linea, il taglio che ti consente di scartare alcuni particolari e di metterne in luce altri, d'accordo? Quindi guardate che propaganda è un concetto molto più sottile di quanto si pensi, perché è la creazione di un'opinione collettiva, ripeto, non solo attraverso fake news, non solo attraverso smaccate prese di posizione, perché quelle sono riconoscibili. Quelle, io, se io so che un giornalista comunque
ha un'idea precisa e ne parla, lo dice, lo espone, posso anche dire, e quindi sono in qualche maniera armata, ok? Per capire che magari bene, leggo anche quella posizione, ma potrebbe anche non essere di tutto, giusto? Ecco. Il problema è un altro. Il problema è quando si invece opera una selezione che non emerge. Non una selezione delle notizie, c'è anche quella, ma una selezione delle cose da dire su un fatto. Guardate, questo è il concetto più sottile, più pericoloso, perché in realtà si oppone poco a un processo di questo genere. Voglio fare un esempio che faccio sempre, che Francesca conosce, e che ho già fatto varie volte, perché secondo me questo è un esempio proprio evidente. Allora, senza dire, cioè non voglio in questo momento attaccare nessuno dei colleghi eccetera, che ognuno bravo e fa il suo mestiere per me, quindi assolutamente non voglio. Però pensate, voi avete letto le notizie sul 25 aprile in Santo Spirito? Quanti di voi le hanno lette? Quanta gente, che cosa si ricorda di quelle notizie? Si ricorda la festa popolare di Santo Spirito o il fatto che poi dopo erano tutti a pisciare contro la Basilica? Perché questo è il problema. Questo è il problema. Mi spiego? Il problema è proprio questo. Allora, primo, effettivamente c'è stato il fatto. I vandalismi, finita la festa al lotto, ci sono stati. Giusto? La festa però c'è stata prima, c'è stata dalla mattina, è andata avanti, ha prospettato vari interventi, ci sono state anche delle cose molto carine, devo dire, perché ci sono stata e quindi me le sono andata via prima dell'otto, quindi io ho scritto ciò che ho visto, di fatto, giusto? Però sui quotidiani, per la maggior parte, il titolo non era incentrato su quella festa popolare che è dalla fine della seconda guerra, anni 50-60, che viene fatta ed è quella che è autentica, perché lì non ci vanno i politici, non ci vanno i turisti, diciamo, ma ci va la gente. Ecco, di questo praticamente non si è detto niente. Allora, che cos'è questo? Che cosa significa? Primo, perché il titolo è più attirante. Se noi scriviamo che per il giorno del 25 aprile Santo Spirito è stata affogata di piscio e di altre mattane, e ti viene, cioè lo leggi, dici ma come, ma cos'è possibile, eccetera. Però questo è anche un modo per scegliere che cosa dire di tutta la notizia. E ciò che emerge è la verità o no? Punto interrogativo. Ecco, concetto, altro concetto fondamentale che vorrei proporre appunto anche alla riflessione. Il giornalista non ha la verità in tasca, non è lui che deve raccontare la verità. Deve semplicemente, e non è semplice, dare il più possibile oggettivamente conto del fatto. Ricordate il fatto di Biagi? L'ha detto così tanto bene, l'ha fatto così tanto bene che poi è finito, cioè, è stato buttato fuori, insomma, quindi voglio dire, non è un mestiere semplice. E spesso e volentieri è anche molto difficile per noi che con tutte le migliori intenzioni vogliamo dare, eccetera, eccetera. Però è il punto a cui tendere, anche perché se no dove si scade? Nella propaganda. E quindi noi siamo praticamente su questo filo, borderline diciamo, sul fatto di fare attenzione continuamente ad dare quella che è l'informazione onesta, che non è un'informazione, cioè di che cosa racconta la Stefania Valbonese, di cosa pensa su un fatto? Penso che a nessuno freghi niente. Cioè la mia opinione, in fin dei conti, non è quella che mi è richiesta nel mio mestiere, giusto? Posso fare un editoriale, posso fare un commento, quello lo scrivo e a chi interessa lo legge, a chi non interessa dice ma mamma questa è palle, no, non lo voglio leggere. Però quando faccio il mestiere di cronista o di lettura dei fatti, quella deve essere il più possibile, al massimo grado, capace di dare una fotografia che è sempre parziale, perché la verità non ce l'abbiamo, ma il più possibile completa delle sue specificità varie, della sua multipla realtà, quindi della sua multipla verità. Allora, questo per la propaganda. Volevo semplicemente mettere a punto il fatto che la propaganda non è solo quella grossolana di dire ah, sapete che Putin è entrato nel computer di tutti i giornalisti italiani e ha fatto in modo che, capito, non è questa, perché chiaramente è credibile solo per un certo verso, poi insomma viene fuori la verità. La propaganda
e altro, è quella che insegna al giornalista a scegliere di un fatto le cose che sono più gradite. A chi? Le cose che sono più gradite al giornale, quelle che ti danno meno problemi col direttore, e a questo punto si arriva a bomba, a secondo te, che anche questo vi ho solo delle parole, cioè il problema della fine del giornalismo. Allora, della fine del giornalismo. Allora, noi l'abbiamo chiamata così, appunto, gli organizzatori l'hanno chiamata così perché effettivamente il problema si pone, la fine del giornalismo. Allora, però io la vorrei prendere da un altro punto di vista, non solo concettuale, ideologico, eccetera, o ideale, che anche quello è importante, ma allora, voi pensate davvero che nella precarietà assoluta in cui giacciono l'80% dei collaboratori nelle redazioni, o a fronte di pezzi che vengono pagati 5 euro, 4, 3, 2 e mezzo, se sono Elisei, se sono 100 battute, eccetera, qualcuno possa effettivamente fare l'eroe e dire, bene, io sai cosa faccio, non ti scrivo così, vado a fare un'altra cosa, cioè team, ecco sì, lo puoi fare, andando a fare un'altra cosa. E questo è il problema. Mentre fino agli anni, credo, 70-80, non lo so, si poteva decidere, quando c'avevi un figliolo, che cosa vuoi fare? Voglio fare il giornalista, bravo. Che cosa vuoi fare? Voglio fare l'avvocato, bravo. Cioè, erano tutti mestieri che per me... Adesso quando dico una cosa così, dici, no, guarda, ascolta, come hobby, benissimo, è fantastico, è l'hobby più bello del mondo, ma non puoi fare, non puoi veramente credere di poterci fare la tua professionalità. Io sto esagerando, perché qui c'è gente che invece l'ha fatto professionalmente, lo fa professionalmente, io stessa faccio solo questo, quindi voglio dire, non è che si sta parlando, però, ripeto, la prospettiva che ci viene data di fronte a un'assoluta debolezza della categoria, perché ormai non c'è più tutela, e questa è proprio veramente una cosa che vi dico così, ma è banale, mi vergogno quasi di dirlo. Perché quando, ripeto, quando non si assume, quando si fanno i contrattini, quando per 10 anni sei in fila a vedere se un giorno ti assumeranno col famoso articolo 1, con la grande, è il sogno di ogni, perché è tutelatissimo, eccetera, eccetera, non se ne fanno più, o quasi, insomma, io so, qualcuno sì, magari, ma anche quelli poi rispondono a certe logiche, ma va benissimo, cioè, magari se ne facessero, voglio dire, sono troppo pochi, nel senso. Però il problema è proprio questo, cioè, è inutile che un paese democratico, e questa è la mia conclusione per ora, e poi lascio la parola appunto ai miei colleghi, è inutile che un paese democratico si lamenti poi che noi siamo al 58° posto come libertà di stampa, mi sembra, nelle classifiche internazionali, cioè voglio dire, piuttosto in basso, si lamenti di questa cosa, si lamenti che la stampa non è libera, si lamenti che è, quando praticamente non dà nessun tipo di possibilità e strumento per effettivamente svolgere il proprio lavoro, che sarebbe un lavoro tutto sommato semplice, quello della testimonianza e di raccontare, come mi dicevano a me quando all'inizio cominciavo a Corriere di Firenze, vai a vedere perché così racconti ciò che vedi. La faccio semplice, ovviamente ci vuole anche lo strumento concettuale, cercare di capire tutte le possibili interrelazioni, insomma sarebbe questo alla fine. Se non ci dà la possibilità non si fa. Chiudo solo parlando di un collega che l'altro giorno mi diceva, se a questo punto mi chiedono di fare copia e incolla, perché non ho più tempo, perché non ho più soldi, perché ho la cosa sul collo, perché devo fare 10 conferenze stampa tutte assieme perché non abbiamo più personale, io prendo e faccio copia e incolla dei comunicati, altro che propaganda.